Dottoressa Lidia Pratico, portavoce del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Oggi parliamo di IBES. Ci spieghi cos'è? Allora, IBES, per diciamo, cercare di spiegarlo in parole povere, sono una categoria di persone, di bambini, che ha bisogno dei bisogni particolari, dei bisogni speciali. Infatti la parola IBES significa bisogni educativi speciali. Questi bisogni educativi speciali hanno però delle caratteristiche non precisamente delineate e che quindi lasciano spesso spazio a interpretazioni che mettono in alcune situazioni in difficoltà. Noi siamo qui per riuscire a comprendere meglio e chiarire quale sia il significato vero del BES e come la scuola possa aiutare al meglio questi bambini che comunque hanno delle difficoltà o delle caratteristiche particolari e speciali che richiedono un approccio dell'insegnante, da parte dell'insegnante, diverso. Sono bambini che non hanno delle difficoltà particolarmente visibili e quindi spesso sono bimbi che, ai quali non viene, come dire, riconosciuto il problema, riconosciuto il disturbo, e pertanto fanno sicuramente più fatica a ottenere l'aiuto.